Allora, dunque, no, tergiverso un po' perché non so come cominciare a rispondere ad Alice, che mi ha scritto una lettera nella quale mi fa una domanda che è una specie di cannonata sparata a bruciapelo. Alla seconda riga della sua lettera, Alice, dopo avermi detto che ha 16 anni, mi chiede: quanto può costare la felicità? Cara Alice, con una domanda del genere la tua lettera ha la portata di carico di un bombardiere. Meno male che subito dopo alleggerisci il tiro parlando della tua voglia e della tua decisione di essere il più felice possibile. Per fortuna si capisce subito che più che un problema esistenziale, la tua domanda è, come dire, più che altro una specie di richiesta di preventivo. E allora posso dirti, per esempio, che una canzone di un po' di tempo fa assicurava che la felicità costa un gettone. E poi precisava subito che un prezzo così basso era solo per i ragazzi del jukebox. Ma alla tua età i buongiorno tristezza e i buongiorno felicità prendono il posto l'uno dell'altro con la velocità del vento. Spero che oggi sia di turno la felicità e che duri a lungo. Parlare di felicità è come saper riconoscere il momento esatto in cui finisce la notte e comincia il giorno. È così difficile che dovrebbe essere proibito. Naturalmente cerco di aiutarmi come posso e prendo in prestito una frase dello scrittore russo Turgenev che mi sembra adatta per parlare di felicità. Allora, la frase di Turgenev è questa qua: la felicità è come la salute, se non te ne accorgi, vuol dire che c'è. Fosse vero? Fosse vera questa cosa, eh? Sì, ho capito, già finito. Oh, ma che piccole, corte trasmissioncine. Baci, a domani.